Benvolguts membres del jurat de la 15a edició del Premi Atrapallibres. Esperem que estigueu tots bé de salut. Aquest any, els premis també s'han vist afectats pel coronavirus. Alguns de vosaltres heu celebrat les darreres tertúlies virtuals i d'altres no heu pogut acabar de llegir i valorar les tres lectures. Per aquest motiu, us fem saber que aquest any les tres obres que optaven al premi seran considerades guanyadores. Per celebrar-ho i donar-vos les gràcies, us hem preparat una petita sorpresa. Esperem que us agradi. Cari bambini, non posso far altro che ringraziarvi di cuore per aver scelto questo libro fra i tanti. E per me era un libro molto importante, l'ho fatto per la mia bambina quando aveva 5 o 6 anni e l'ho fatto con tenerezza perché, malgrado che la storia bisogna conoscerla e sempre bene, volevo essere tenero e forse ci sono riuscito. Questo libro è piaciuto a voi altri, bambini catalani, e ha avuto un grande successo in tutto il mondo. E sono cose accadute, sono difficili da raccontare perché sono molto tristi e molto pesanti, però si possono raccontare, la memoria è molto importante secondo me. Credo che avete capito quello che non tutti gli adulti hanno capito. Io ho presentato questo libro in Italia e è stato rifiutato, poi è stato accolto in tutto il mondo e in tutte le lingue, vedete, ci sono, perché è un messaggio di pace. Bisogna parlare di guerra per parlare di pace, per convincere che la pace è la cosa più importante. E quindi sono commosso perché dopo tanto tempo questo libro l'avete letto, l'avete guardato e l'avete preferito. E non posso che ringraziarvi e dirvi che grazie, grazie veramente di cuore. E sono commosso da questa vostra scelta. Grazie. I am very happy and I am honored to hear that my book, Pirates de la Mar de Gel, has been shortlisted for the Atrapalibres Awards. Moltes gracias. Queridos amigos de la Catalunya, soy Gian Umberto Cinelli, l'autor del El fil invisible della natura, e ve ne hablo dall'Italia in una lingua che non è né italiano né spagnolo, me la sono inventata io. Ebbene, ve volevo ringraziare per aver leído il mio libro e spero di vedervi pronto nella vostra meravigliosa Catalogna, la Barcellona e tutta la Catalogna. Questo libro habla di come todos los organismos de la natura sono collegados e che è molto facile romper uno de esos filos che collega l'organismo para crear muchos disastros. Disastros come la mia lingua orribile in cui sto parlando. Però sono molto felice e spero di vedervi molto pronto nella vostra meravigliosa terra. Fins aviat e hasta pronto. Ciao! Gràcies un cop més per la vostra lectura crítica. Us esperem a la propera edició. Aquestes són les obres candidates al premi del curs que ve. Us hi apunteu?